Un passo indietro ed uno in avanti. Si fa sempre più intenso il valzer delle candidature anche nel capoluogo a Brindisi, dove il lavoro dei partiti e movimenti politici li vede impegnati nella definizione delle alleanze e delle candidature in vista delle prossime amministrative. Intanto il laboratorio Brindisi, vale a dire la coalizione di centrosinistra, sembra aver individuato un candidato sindaco, ce lo dice ai nostri microfoni l'ex parlamentare Giovanni Carbonella. Partiranno ufficialmente domani anche nel capoluogo a Brindisi, come nel resto della Puglia, i saldi invernali, mentre c'è chi ha già comunque anticipato l'avvio degli sconti, generando un dibattito in città tra i commercianti circa la liberalizzazione degli orari dei negozi. Ripartiamo dai giovani. Questo è il titolo di un incontro promosso dal MEIC, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di San Pancrazio Salentino, che insieme agli amministratori locali ha incontrato i neolaureati del paese. Ben ritrovati a tutti, gentili telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con il nostro telegiornale che apriamo col parlare, come avete visto dai titoli, delle candidature. Ce l'avamo lasciati sulla chiusura del 2011 sui nominativi per quanto riguarda i papabili candidati sindaci nel centro-sinistra e nel centro-destra. Ci rincontriamo nel 2012 parlando dello stesso argomento, ma ci sono delle sostanziali novità. Abbiamo parlato di passi indietro, di passo in avanti, abbiamo titolato il valzer delle candidature, sebbene questo movimento specifico ricorda più un ballo sudamericano degli anni 50 che non un vero e proprio valzer, ma di fatto questo sta accadendo. Si fa sempre più intenso il lavoro dei partiti politici. Prima di proporvi un brano di un'intervista rilasciataci dall'onorevole Giovanni Carbonella sul candidato che sarebbe stato individuato proprio per guidare il cosiddetto laboratorio Brindisi, facciamo il quadro della situazione con questo servizio di Cosimo Saracino. Primarie sì o primarie no? Sembra essere questo l'unico elemento che contraddistingue per il momento il centrodestra e il centrosinistra brindisino. Verso le primarie stanno marciando a son battuto i referenti del centrodestra. Domattina i dirigenti di Nuova Italia Popolare, il movimento politico che a livello nazionale fa riferimento all'ex sottosegretario Alfredo Mantovano, ufficializzerà la candidatura dell'avvocato Massimo Ciullo. Mauro Dattis invece rimane il candidato del senatore Saccomanno e dell'onorevole Vitali. Tra Ciullo e Dattis si è inserito anche Italo Guadalupi, tuturanese doc e attuale consigliere provinciale del PDL, che ha deciso di correre per le primarie contro ogni sollecitazione ad abbandonare. Si configura così un centrodestra che vede in queste consultazioni il modo migliore per dare la carica al candidato sindaco e per legittimare una scelta comune. Tra i tre dell'area di centrodestra, Dattis sembra avere più chance, ma il Partito Democratico negli ultimi anni insegna: non è sempre vero che il papabile esca vincente dalle primarie. Nel centrosinistra tramonta la candidatura di Giovanni Carbonella. Si torna a discutere di un candidato unico. Aumentano gli azionisti intorno a Carmelo Grassi, attuale presidente del Teatro Pubblico Pugliese. Altro nome in auge è l'avvocato Rosario Almiento, proposto dallo stesso Carbonella. Intanto l'UDC e Noi Centro hanno chiesto al Partito Democratico di segnare il passo, rivendicando a sé, leggi ferrarese, l'onere di individuare un uomo della società civile e lontano dai partiti. Se questo non andrà a buon fine, allora le primarie saranno la soluzione finale. Chi si è già candidato invece è Antonio Giunta, che si è speso per l'Italia dei Valori nell'ultima consultazione comunale. Adesso è stato proposta da Alleanza per Brindisi, una costola locale di Alleanza per il Salento, il movimento che vuole una nuova regione salentina. In Futura e Libertà il consigliere regionale Euprepio Curto ha annunciato una candidatura che calamiti intorno le forze politiche del Terzo Polo. Almeno qui di primarie non se ne sente parlare. E rimaniamo in argomento, come vi dicevamo qualche istante fa, lo diceva anche Cosimo Saracino nel suo servizio, l'onorevole Carbonella ha fatto un definitivo passo indietro e ai nostri microfoni, di Tonino Saponaro, il nostro direttore, in una registrazione qualche minuto fa ha rilasciato questa dichiarazione sulla individuazione del candidato unico del cosiddetto laboratorio Brindisi. Vediamo. Dottor Ferrarese, sappi Massimo che
siccome tu mi stai dicendo a me che non posso essere io il sindacato perché il candidato, perché il tuo partito ha già detto, io rispetto le scelte, non c'è tanto. Però altrettanto devi rispettare me, essendo il candidato, che se io un domani dovessi fare un passo indietro dobbiamo azzerare tutti i candidati che stanno sul tavolo. E Ferrarese mi ha detto di sì. Ho smantellato un ragionamento dietro i candidati mai discussi nel partito e quindi sono stato io l'artefice di questo tipo di discussione. In più ho strappato la disponibilità per non rompere la coalizione di indicare un altro candidato e io sulla base di questi presupposti faccio un passo indietro. E non ci stanno problemi. E sto lavorando a che si trovi un candidato condiviso che sia la massima espressione unitaria di tutta la coalizione. E c'è questo candidato condiviso? Io ho, in questi giorni ho lavorato perché si trovasse questo candidato e posso dire che al 99% ho il candidato che potrebbe mettere insieme. Condiviso? Questo voglio sapere. Io sto dicendo, io presumo che abbia il candidato ideale che possa per un verso avere il sì di tutto il partito e anche il sì di tutta la coalizione e immagino anche da parte di Ferrarese. E che sarà un candidato vicino al PD, al PD, espressione del PD e comunque un interlocutore valido nei confronti di Ferrarese. Senti Giovanni, ammettiamo per ipotesi che non vada in porto questa tua battaglia, che cosa accadrà? Nel momento in cui io dovessi verificare che certe cose non vanno come devono andare, allora a quel punto, essendo io il candidato in piedi... No, siccome tu hai detto che sei un uomo di partito, certo. Tu puoi avere il dovere di... E faccio la battaglia del partito a questo punto per dire, tu facciamo le primarie, per esempio, okay. Per esempio siccome sta nello statuto, io dico benissimo, allora facciamo le primarie, vediamo chi me le nega. Ma io penso che non arriveremo, perché io sto lavorando bene e presumo di avere la capacità, se mi sto sbilanciando... Significa che ho fatto in modo che le situazioni vadano nella direzione giusta e nella capacità di poter presentare la coalizione nel suo insieme per vincere questa importante fin qui battaglia. Cambiamo argomento, cioè cambiamo realtà, ma rimaniamo in argomento. Anche a Martina Franca ci si avvia grandi passi verso le prossime amministrative della primavera 2012. Al tavolo del centro-sinistra però nelle ultime settimane si registrano delle fibrillazioni e ci potrebbe essere anche qualche clamorosa rottura con il Partito Democratico tentato dall'alleanza con il Terzo Polo. Vediamo. Le prove tecniche di coalizione in corso al tavolo del centro-sinistra, istituito a Martina Franca in vista delle prossime amministrative di primavera, potrebbero nelle prossime ore portare anche ad una clamorosa rottura. Negli ultimi giorni, infatti, SEL, Italia dei Valori, Comunisti Italiani, Moderati per Vendola e Amo Martina hanno espresso le proprie preoccupazioni e perplessità riguardo a quello che è stato definito l'assordante silenzio del Partito Democratico, che, a giudizio degli esponenti delle forze politiche presenti al tavolo, sta tardando ad ufficializzare le proprie scelte riguardo alle alleanze e alle candidature, perché è attratto dalle sirene di un possibile accordo con l'UDC e il Terzo Polo. Un'eventualità che, secondo l'esponente di Amo Martina, Pasquale Rasorsa, avrebbe già assunto concretezza. Ormai in città le voci di un accordo fra il PD di Pentassuglia e Bruni e il PDL di Muschio, Acquaro, Scialpi e gli altri sono sempre più insistenti. Il passaggio di questo gruppo del PDL all'interno dell'UDC non fa che confermare che lo scenario è uno scenario più che possibile, anzi probabile. Tant'è che abbiamo sentito il dovere di chiedere al PD un chiarimento in questo senso, perché riteniamo davvero irrazionale e innaturale una alleanza fra coloro che sono stati all'opposizione e coloro che invece sono stati in maggioranza sino all'ultimo con Franco Palazzo. Mi permetterete di dire che se proprio avevano intenzione di fare un accordo con il PDL avrebbero a questo punto almeno dovuto farlo con quella parte del PDL che con noi ha sciolto il Consiglio Comunale, cioè con la parte di Michele Marraffa, Pino Pulito e gli altri, perché sebbene responsabili quanto gli altri dello sfacelo, del fallimento degli ultimi 10 anni di politica amministrativa a Martina, quantomeno hanno mostrato un segno di pentimento finale, appunto unendosi a noi per porre fine anticipatamente all'esperienza dell'amministrazione Palazzo. Invece si vanno a cercare alleanze davvero fuori da ogni logica, credo impresentabili,
con soggetti che hanno pesantissime responsabilità sullo stato di crisi economica, sociale e culturale che questa città vive. Intanto per sabato prossimo Sella, Mamortina e IDV, moderati per Vendola e Comunisti Italiani, hanno già convocato una nuova riunione del tavolo politico al quale è stato naturalmente invitato a partecipare il PD. Una riunione dalla quale si potrebbero già definire scenari più chiari di quello che potrà essere il percorso che il centro-sinistra intenderà seguire unito o diviso, e non sarebbe una novità per Martina, verso le prossime amministrative. Il tavolo del centro-sinistra ovviamente va avanti e chiede al PD di partecipare attivamente agli incontri e alla preparazione delle prossime amministrative, ma è ovvio che non è disponibile a creare un altro minestrone che, secondo la logica di coloro che lo stanno ponendo in essere, forse permetterebbe, sottolineo forse, di vincere le elezioni, ma sicuramente non garantirebbe alcun buon governo della città, perché mettere insieme pacchetti di voti non significa poter governare, soprattutto impedirà definitivamente di attuare quel progetto di cambiamento radicale che noi da tempo sosteniamo si debba porre in essere e che altrimenti, insomma, verrebbe vanificato dalle responsabilità pesanti di coloro che hanno amministrato sino ad oggi e che sicuramente farebbero da ostacolo all'operazione di trasparenza, di chiarezza e di rinnovamento che vogliamo portare avanti. Cambiamo argomento, cronache dal mondo del lavoro. Si è concluso l'incontro tra i lavoratori scioperanti e i vertici del pastificio fasanese Mona Delizia. Poche notizie trapelate, di certo si sa che i dipendenti oggi non sono stati ammessi al lavoro e che se domani la risposta dell'azienda resterà la stessa, i dipendenti torneranno a scioperare. Ma vediamo e ascoltiamo il servizio di Mariangela Boggia. Si è concluso questo pomeriggio l'incontro tra i lavoratori e i vertici del pastificio fasanese Mona Delizia, convocato dopo le due giornate di sciopero dei dipendenti per protestare contro i mancati pagamenti degli ultimi tre mesi del 2011 e della tredicesima e quattordicesima del 2009, 2010 e 2011. In realtà poco è trapelato sui dettagli. L'unica informazione in nostro possesso è che i lavoratori oggi non sono stati ammessi al lavoro dopo l'incontro e che domani, se ci sarà la stessa risposta da parte dell'azienda, i dipendenti torneranno a scioperare. Sembra dunque non esserci ancora una soluzione al problema per il personale dello stabilimento ubicato tra Fasano e Pezzi di Greco. Va ricordato che la situazione non è dovuta ad una crisi economica dell'azienda, che ha addirittura aumentato il suo fatturato. Gli stipendi mancanti pare siano dovuti al ritardo dei pagamenti dei clienti del pastificio fasanese. La questione dell'emergenza generale viene utilizzata in molte imprese, da molte imprese anche, come una clava, cioè è un motivo in più per negare i diritti fondamentali dei lavoratori. Cioè, nel momento in cui un'azienda produce, e qui per esempio stiamo parlando di un'azienda che nel giro di pochi anni ha triplicato il fatturato, passando da 1 milione e rotti a 4 milioni di euro. Parlare poi di crisi mi sembra abbastanza strano, sicuramente strumentale. Cioè, la crisi si utilizza per negare i diritti fondamentali dei lavoratori, innanzitutto i salari. Un lavoratore che ci sta a fare in un'azienda, se non lo paghi. Nella giornata di ieri è intervenuto il primo cittadino Lello di Bari, riuscendo ad ottenere un primo accordo, ben poco rispetto alle richieste dei dipendenti. L'abbiamo interpellato noi, perché ci sembrava importante la presenza delle istituzioni in una fase così delicata delle trattative. Il sindaco è riuscito a parlare con il titolare dell'azienda strappando una garanzia, ma sono spiccioli, cioè deve saldare il mese di ottobre, sono cosette, però è venuto e ha fatto quello che poteva. Il pastificio nasce nel febbraio del 1991 come laboratorio di pasta fresca in territorio di Ostuni, con una forza lavoro molto modesta. Nel corso degli anni ha acquistato un considerevole numero di macchinari e attrezzature, ampliando anche il numero del personale, fino alla nascita di un nuovo stabilimento, quello attuale, che oltre a vantare una complessa struttura organizzativa, distribuisce i suoi prodotti non solo in Italia ma anche all'estero. Se l'azienda oggi, in questo preciso istante, ci chiama e ci dice ok, facciamo un accordo, noi non pretendiamo tutto subito, ci rendiamo conto che ci possono essere dei momenti di difficoltà di carattere economico, però
ci si mette d'accordo, si fanno delle scadenze, si fanno delle cifre. I lavoratori sono pronti, disponibili ad accettare anche compromessi di questa natura. Domattina si saprà se i lavoratori varcheranno i cancelli o resteranno al di fuori per protestare ancora una volta silenziosamente. Partiranno ufficialmente domani anche a Brindisi, come nel resto della regione, i saldi invernali, mentre c'è chi ha comunque già anticipato l'avvio degli sconti, generando un dibattito in città tra i commercianti e soprattutto sulla proposta di liberalizzazione degli orari dei negozi. Vediamo il servizio. Domani partono ufficialmente i saldi e sono tanti i brindisini oggi sui corsi principali che guardano le vetrine per cercare di capire il prezzo giusto. Allora abbiamo chiesto anche un parere per quanto riguarda i consumatori sulla liberalizzazione degli orari dei negozi fatta nel decreto Salva Italia da Monti. Una domanda l'abbiamo posta anche ai commercianti che sono ovviamente di parere opposto. Per tutti però c'è un'unica soluzione, bisogna iniziare a correre per poter guadagnare quanto necessario per fare gli acquisti. Avevamo bisogno di un giubbottino per la bambina. Quindi un 2-3 mila euro spenderete? Ma no, assolutamente no, sì, anche perché poi dobbiamo ritornare a casa. In che senso? È che noi non stiamo qua. Di dove siete? Novara. Cioè siamo di Brindisi, però viviamo a Novara. Come avete trovato Brindisi? La solita, peggiorata un pochettino. Il governo Monti con il decreto Salva Italia dice ai negozianti aprite in qualsiasi orario che volete, che ne pensate voi consumatori? Sì, per me andrebbe bene, sì, anche perché noi siamo abituati che lì comunque i negozi aprono molto presto, aprono alle 3 però chiudono un pochettino prima e la gente comunque è in giro sempre. La domenica sono aperte? Sì, anche. Per me credo che non ci sia differenza, almeno, credo. Gli acquisti si possono fare in qualsiasi momento della giornata? Sì, almeno per loro sembra che potrebbe essere più facile. Quanto hai intenzione di risparmiare in termini percentuali, il 20, il 30? 50 e 80. 50 e 80%? Sì. Perché comunque le spese sono tante in famiglia. Con la bambina sono già raddoppiate. Domani iniziano i saldi, ma c'è qualche negozio che sta applicando lo sconto? Abbiamo visto in giro che alcuni già hanno cominciato a fare qualche sconticino. Il 30% in genere. Domani approfitterete ad acquistare qualche cosa? Certo. Che cosa? Vediamo, forse un piumino. Quanto, un cappotto. Un cappotto. Spenderete intorno ai 1.500-6.000 euro? Quanto? Certo, come no. Anche di più? No. Il governo Monti nel decreto Salva Italia ha detto ai commercianti aprite quando volete. E il commerciante che ne pensa? Il problema non è aprire quando vogliamo noi, perché noi potremmo stare aperti pure 24 ore su 24, il problema è che se non ci sono le persone è soltanto un aumento di costi, non è un problema, questo è l'ennesimo regalo che vanno sempre e comunque in direzione di un grande aiuto ai centri commerciali, che sono gli unici che avranno un grandissimo vantaggio da questo tipo di operazione. Avremo sempre meno negozi di vicinato, sarete sempre più costretti a prendere le auto per andare nei grandi centri commerciali, perderete la possibilità di avere il negozio sotto casa pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. Io penso che sia una buona cosa, se vengono fatti però degli orari fattibili anche per la clientela, dipende per chi lavora fino a tardi. È una buona scelta. Penso di sì. E dal punto di vista del commerciante, il periodo dei saldi che si apre domani, come viene visto? La nostra clientela media è fatta di gente normale, del medio cittadino, che viene vessato ulteriormente. Spero che la gente abbia un minimo di risorse, non ci aspettiamo grandi cose perché ci rendiamo conto che il periodo per le persone è difficilissimo. Cercheremo di essere quanto più possibili competitivi con i prezzi e con il tipo di offerte, questo sicuramente sì, perché il periodo è drammatico e quindi è drammatico anche per noi, ovviamente, perché non il sistema è quello che è. Ragazzi, avete acquistato in saldo con qualche sconto? No, ancora no. Però avete visto le vetrine? Qualcosa. Domani? Domani forse un po' di shopping, se iniziano i saldi. Quanto è il vostro budget? Non saprei. 6.000-7.000 euro? No. Di più? 50, no. 100 euro. 100 euro. Comunque che cosa acquisterete? Che cosa vi serve? Se trovo qualche cosa conveniente, forse una borsa, un pantalone, una maglia. Comunque guarderete la percentuale? Sì.
Ripartiamo dai giovani, questo è il titolo dell'incontro promosso dal MEIC, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di San Pancrazio Salentino, che insieme agli amministratori locali ha incontrato i neolaureati del paese. Vediamo. Interessante occasione di condivisione del percorso fatto da questi ragazzi di San Pancrazio Salentino, circa 33, che oggi si presentano in qualche modo alla città, un modo anche per discutere del futuro, del loro futuro. E noi come Movimento Culturale questa volta abbiamo voluto dar voce ai ragazzi di San Pancrazio che, seguendo il loro corso di studi, provano a farsi strada in Italia e possibilmente anche oltre. E francamente come Movimento Culturale volevamo mettere in evidenza il fatto che sono i nostri ragazzi, quindi frutto delle nostre famiglie, che cercano di progredire. Questo è anche in linea con, mi auguro, i nuovi provvedimenti che il Governo nazionale prenderà, e ci auguriamo che al centro ci siano i ragazzi, sia uomini che donne. Ci siamo chiesti cosa potevamo fare per mettere in campo quest'idea di una centralità dei giovani all'interno di una realtà poi come la nostra, che in fondo non è molto grande, ma che finisce, nonostante piccola, a non conoscere, a non valorizzare le nostre intelligenze, da un lato. La prima questione è stata questa. La seconda, volevamo che i nostri giovani si sentissero corresponsabili di questa realtà locale, che in un primo momento, che è questo, li riconosce, li valorizza, li apprezza e riconosce anche il lavoro che hanno fatto, e a quale realtà questi giovani rispondono facendosi conoscere non solo, ma offrendo poi anche come contributo il lavoro che hanno fatto, i lavori di tesi, perché queste tesi che ce le hanno offerte anche in formato cartaceo e CD, noi le metteremo a disposizione, perché l'amministrazione già si è dichiarata disponibile, anche in un archivio presso la biblioteca comunale, cui si potrà accedere tranquillamente, e potranno servire di base di studio per i nostri ragazzi più giovani che vorranno praticamente farne tesoro. In che cosa si è laureata? In fisica. Quando? È l'anno scorso, ad ottobre. Come reputa questa iniziativa? È interessante, soprattutto per, diciamo, noi giovani. Attualmente che cosa fa? Sono iscritta al secondo anno del corso di laurea magistrale in fisica della materia. Lei in che cosa si è laureata? In medicina. Quando? A ottobre scorso. E adesso che fa? Adesso faccio il tirocinio perché ho l'esame di abilitazione a febbraio e poi il concorso di specializzazione in oncologia. Quanto prima, non si sa ancora quando. In futuro che cosa si aspetta? Mi aspetto di trovare lavoro intanto e di avere le soddisfazioni soprattutto in campo personale, cioè a livello comunque di fare veramente qualcosa di buono per la gente. Il giorno dell'Epifania sarà l'ultima occasione per visitare i presepi allestiti negli angoli più suggestivi del centro storico mesagnese. Il calendario delle iniziative previste dall'amministrazione comunale verrà chiuso dalla tradizionale cavalcata dei Re Magi, così come accadrà anche in altre realtà della provincia. Con questo servizio di Agnese Poci chiudiamo il nostro giornale. Grazie per la cortese attenzione e il servizio. Si potrà vivere per l'ultima volta per quest'anno, in occasione del 6 gennaio, il percorso dei presepi riprodotti all'interno delle piazze e dei vicoli del centro storico di Mesagne. Così, infatti, è previsto dal calendario delle iniziative promosse dall'amministrazione comunale di Mesagne, che ha voluto mettere al centro, anche per le festività a cavallo tra il 2011 e il 2012, la natività e la magia suggestiva che viene riprodotta dalle numerose rappresentazioni dei presepi curate dalle associazioni locali. A partire dalle ore 18, nell'ultimo giorno delle festività natalizie, si riaprirà il percorso che conta ben 23 presepi, allestiti da altrettante associazioni locali che anche quest'anno hanno aderito al programma dell'assessorato al turismo del comune messapico. Piazzetta Sant'Anna dei Greci, Piazzetta dei Ferdinando e Piazza Commestibili saranno i poli di attrazione del percorso, grazie alla compresenza, sullo stesso basolato, delle associazioni che prepareranno le immancabili pettole e dei gruppi musicali, che allieteranno con balli e negne dal mondo tutti i curiosi, che hanno già premiato con la loro massiccia presenza
le iniziative dell'amministrazione. Il percorso si snoda tra caratteristici vicoli come Vico Zambelli, via Albricci, piazzetta dei Giovanomo, piazza 4 Novembre, via Eugenio Santacesaria, vico dei Gazza, piazzetta dei Coronei, via degli Azzolino e piazza Orsini del Balzo. La musica sarà affidata all'associazione We Palace, all'Ianda Ensemble, al duo Petra, composto da Giancarlo Pagliara e Paola Petrosillo, e alla banda musicale della Scuola Media Statale Materdona Moro, che abbraccerà l'intero centro storico con le musiche natalizie. A chiudere il calendario delle iniziative del Natale sarà, come consuetudine, la classica cavalcata dei Re Magi, curata dalla Prologo di Mesagne, che quest'anno partirà dal comitato di quartiere Papa Sisto e ripercorrerà gran parte delle strade cittadine per ricongiungersi con la grotta di Gesù Bambino allestita all'interno del chiostro del castello Normanno Svevo. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it.